Aaron Davis nasce nel 1979 a New York, precisamente a Manhattan, da una famiglia normalissima con i suoi problemi, soprattutto economici. Suo fratello, Jefferson Davis, nato 5 anni prima, veniva considerato dalla famiglia come quello brillante, ma ad Aaron non importava, anzi aveva un rapporto quasi indissolubile con Jeff. I due condividevano la passione per il basket e soprattutto per la musica. Con quest'ultima avevano un rapporto veramente speciale, in quanto la passione per essa era tramandata di padre in figlio nella generazione dei Davis. Non a caso anche Miles la adora. Il motto è sempre stato che si può fare musica con qualsiasi cosa. Jeff e Aaron, infatti, campionavano qualsiasi cosa avesse un ritmo costante a New York e ci creavano delle melodie. Coltivando queste passioni però hanno anche dovuto portare avanti le loro carriere lavorative. Quando la famiglia Davis si trasferisce a Brooklyn da Manhattan, Aaron prosegue gli studi al liceo, mentre Jeff entra in polizia. Da questo esatto momento saranno l'uno lo specchio dell'altro. Questo perché? Perché Jeff si dedica completamente al lavoro e diventa ben presto un agente incorruttibile, dedito al distintivo e amante della sua famiglia. Aaron, subito dopo il diploma, invece, si dà al crimine. Inizia con piccoli furti e rapimenti per clienti privati fin quando Jeff non lo scopre. Il poliziotto questa volta la prende bene, crede che sia la semplice bravata che tutti i giovani fanno, chiede al fratello di non commettere più crimini, ha tutta la vita davanti ed è ancora presto. Inoltre lo copre con i genitori, tenendo segreti i reati di Aaron. Tuttavia questo equilibrio era destinato a rompersi. Quando le acque si calmano, Aaron Davis viene meno delle promesse fatte e comincia a compiere furti. Questa volta però non ai danni di criminalotti come prima o a lavoratori corrotti. Addirittura i clienti cambiano, sono persone di spessore. Tra i suoi commissionari c'era Simon Krieger, CEO della Roxxon, compagnia energetica che vuole normalizzare l'utilizzo del Nuform, la quale però nasconde anche del marcio alla base. Aaron inizia quindi a lavorare per compagnie e organizzazioni importanti, ma è lavorando per la Roxxon che impara a collegare impianti, costruire dispositivi e congegni di alta tecnologia, insomma la sua competenza in ingegneria aumenta. Tra un lavoro e l'altro però Aaron continua a rubare diverse componenti elettroniche alla Roxxon stessa, riesce a crearsi delle attrezzature di tecnologia avanzata che conosceva ormai come maneggiare e quindi mette assieme un'armatura in grado di potenziare i suoi movimenti e la forza. Entrambe le caratteristiche le aveva già di per sé molto alte, forgiate durante questi anni di piccoli e medi crimini. L'obiettivo di Aaron era semplice, quanto egoista: garantirsi una vita senza difficoltà e salvaguardare la sua famiglia, il che significa anche proteggere Jeff, sua moglie Rio e il piccolo Miles, che lo considerava lo zio figo che gioca a basket con lui. Proprio il rapporto con suo nipote Miles è importante per la crescita di Aaron. Questa sua natura egoista la tiene nascosta finché può. Uno dei suoi obiettivi principali durante le ronde era proprio quello di assicurarsi che suo fratello Jeff tornasse a casa sano e salvo, ma anche salvaguardarlo dai criminali più potenti di New York. Di lì a poco però Prowler non diventa solo un criminale egoista, ma un vero e proprio vigilante. Convinto che questa cosa potesse far felice suo fratello, Aaron confessa tutto a Jeff, che, contrariamente a quanto previsto, va su tutte le furie, in quanto stava indagando proprio per scoprire l'identità di Prowler stesso. Conoscendo il carisma di Aaron e della probabile influenza che poteva avere su Miles, Jeff allontana per sempre suo fratello dalla sua vita, tagliando i ponti con il resto della famiglia, ma continuando a mantenere segreta però l'identità di Prowler. In un certo senso quindi Jeff continua a tenere a suo fratello, perché non l'ha mai consegnato alla polizia. Comunque, la prossima volta che Aaron incontra Miles passano diversi anni. Suo fratello è stato ucciso in un attacco terroristico architettato da Martin Lee e purtroppo sarà al funerale di Jeff che incontrerà nuovamente Miles, proprio come il ragazzo afferma nel capitolo a lui dedicato. Ad ogni modo, la morte di Jeff fa in modo che Aaron rimetta la testa a posto, decide di smetterla con la seconda identità e trovarsi un lavoro in metro, nella speranza di potersi ravvicinare un giorno alla famiglia che lo aveva allontanato. Circa un anno più tardi, utilizzando l'app creata da Genki per chiedere aiuto a Spider-Man, Aaron fa una richiesta di aiuto per i treni di Harlem, importanti per la quotidianità delle persone, al che l'uomo ragno si precipita ad aiutarlo. Qui, sin dall'inizio della conversazione, Aaron è stupito che quello nel costume è suo nipote. Lo riconosce subito
per questa motivazione gli spiega il problema e Miles va a risolverlo. Mentre Spider-Man lavora, Aaron si premura di stampare un abbonamento annuale con il nome del nipote, inoltre lo chiama per avvertirlo di questi criminali del gruppo Underground e della loro leader Tinkerer. Non solo per metterlo in guardia, ma perché sotto sotto ha ancora accordi con la Roxxon per fermarla. E, seppur non essendo l'esecutore materiale di alcuni colpi, funge loro da informatore. Comunque Miles al ritorno riceve la tessera e rimane stupito di come lo zio lo abbia beccato. Aaron invita quindi il nipote a chiamarlo in caso di problemi e di pericolo, senza mai rivelare la sua vera identità però. Questa cosa importantissima, perché nelle vesti di Prowler Aaron segue Miles durante le ronde, fa attenzione che non finisca nei guai e salvaguarda il ragazzo senza mai intromettersi direttamente. Beccando Miles a infiltrarsi nella Roxxon, Prowler fa la sua comparsa e gli confessa al ragazzo che la Roxxon è una compagnia per la quale ha lavorato in passato e con le forze armate che ha, equipaggiata con quella tecnologia, è pericolosissima per un solo Spider-Man. Di lì a poco comunque riescono a fuggire su un treno della metro. Prowler si leva la maschera e spiega a Spider-Man di come gli affetti ci possono rendere stupidi e deboli, portandoci a fidarci di chi non dovremmo, arrivando addirittura a negare l'evidenza. Con questo discorso l'obiettivo di Aaron è quello di raccogliere informazioni su Finn, l'amica di Miles, essendo il capo degli Underground, in poche parole è Tinkerer, in modo comunque che la Roxxon possa fermare non solo l'Underground, ma anche Finn stessa. Le due fazioni sono infatti in lotta da tempo per l'utilizzo dell'energia che scaturisce il Nuform. Comunque Miles per tutto questo tempo si fida di Aaron, il quale continua a rimanere in contatto diretto con Krieger. Lui gli consegnerà Tinkerer, ma in cambio dovrà lasciare in pace Spider-Man. Per questo Prowler dal ragazzo estrapola continuamente informazioni, per tutto il tempo conosce la posizione di Miles, tant'è che comunicandola alla Roxxon, quando il ragazzo si vede con Finn, viene loro tratto in imboscata in cui Rhino, potenziato dalla Roxxon, li tramortisce entrambi. Raggiunti Rhino e Krieger, Davis esige il rilascio di Miles, in quanto è stato di parola e gli ha consegnato Finn. Krieger lo fa, ma prima si fa beffe di lui dicendogli di non spifferare tutto, altrimenti avrebbe una cella vicina alla sua per la gravità dei crimini commessi sotto la Roxxon. Insomma, fa il gradasso, ma non sa che sia Spider-Man che la sua acerrima nemica, Tinkerer, sono già fuggiti dalla prigione. Aaron, dopo averlo scoperto, non può fare nulla, almeno lui è stato di parola, tuttavia vuole ancora tenere suo nipote al sicuro. Il fatto che Miles sia legato in quel modo con uno degli obiettivi della Roxxon non lo aiuta psicologicamente. Prowler quindi, prima dello scoppio di una guerra tra Roxxon e Underground, in cui Miles sta cercando di andare a parlare con Finn per fermarla, decide di prendere di sorpresa il nipote, tramortirlo e rinchiuderlo con una gabbia tecnologica nel suo nascondiglio. I due si scambiano delle frecciate a questo punto, il succo però è che Prowler vuole tenere al sicuro Spider-Man, lasciando che Finn e Krieger si ammazzino tra loro, mentre invece Miles vuole fuggire dallo zio per salvare Finn, evitare che lei o Simon prendano il Nuform e che magari facciano saltare per un motivo o per l'altro Harlem in aria, successivamente ingabbiarli. Questi due ideali contrastanti danno il via ad uno scontro in cui Aaron esprime con rabbia il non accettare che suo nipote vada contro un esercito, è ancora ferito per la morte del fratello e non vuole che la famiglia si sfasci del tutto. Urlerà addirittura a Miles che non vuole che sua madre venga lasciata nuovamente da sola. Prowler tira fuori tutte le tecnologie che ha, cloni, invisibilità e chi più ne ha più ne metta, ma su di lui Miles ha la meglio, lo immobilizza ed ha un dibattito con il ragazzo. Per la prima volta parlano senza rabbia o paura, ma a cuore aperto. Miles se ne andrà affermando che non volterà mai le spalle a chi ha bisogno di lui, non sarà mai egoista come suo zio. Queste parole fanno riflettere Aaron che durante la guerra tra i due eserciti riappare per proteggere chi ha bisogno di una mano e appoggiare suo nipote. Spinto da cause più forti del puro egoismo personale, Aaron difende i cittadini di Harlem mentre Miles si occupa del reattore Nuform. Finita la battaglia, Prowler si consegna alla polizia collaborando e denunciando tutti i crimini della Roxxon, confessando che Miles lo ha reso una persona migliore e lo ha ispirato a fare la cosa giusta. L'unica cosa che sappiamo è che ora Aaron dovrà scontare solo 2 anni di carcere, poiché la pena, grazie alla sua collaborazione, è stata ridotta di molto.